agendo sul nostro corpo, riusciamo anche ad agire sulla nostra mente. Stessa cosa può accadere dopo un allenamento particolarmente intenso. Quando torno a casa da un allenamento intenso, il mio corpo è svuotato di energie, è molto rilassato e svuotato. Se vi concentrate sullo stato della vostra mente al termine di un allenamento di questo tipo, vedrete che anche la vostra mente è svuotata, è stanca e svuotata, e quindi nel contempo è anche alleggerita. Mente e corpo sono collegati? Questa è la domanda di oggi. Per rispondere a questa domanda dobbiamo tornare indietro di un bel po' di tempo, precisamente nel 1637. Un signore che si chiama René Deschartres, conosciuto anche come Cartesio, ha scritto un libro rimasto nella storia, che è Discorso sul metodo. Chi è René Deschartres? È il teorico, il filosofo conosciuto per la massima cogito ergo sum, ovvero penso dunque sono. Perché è così importante questa massima per parlare dell'unione e della relazione tra mente e corpo? Perché penso dunque sono suppone che io esisto perché penso. Pensando viene data un ruolo e un aspetto fondamentale alla nostra testa, mentre il corpo rimane sullo sfondo, non è così importante per esistere il corpo. I teorici, i ricercatori che sono venuti dopo Cartesio hanno utilizzato il pensiero di Deschartres per dividere mente e corpo, che sono diventate due polarità separate. Quindi da una parte c'è stata la mente e da una parte c'è stato il corpo. I pensatori, quindi i lavoratori concettuali, hanno messo in primo piano la mente. Gli atleti hanno messo in primo piano il corpo, però lasciandoli sempre separati, senza che ci fossero connessioni tra di loro. Se ci pensate, noi esseri umani tendiamo proprio a pensare in maniera polarizzata, concentriamo tutta la nostra attenzione su una parte o sulla parte opposta. Così è anche quando parliamo di mente e corpo. Ci sono delle aree e degli aspetti della realtà dove la mente viene posta in primo piano e viene osservata e analizzata indipendentemente da quali sono le relazioni e dalle sensazioni del nostro corpo. Ci sono invece altri ambiti dove il corpo viene posto in primo piano e non si pone così tanta attenzione alla mente. Il punto è che questi due aspetti sono molto più collegati di quanto si possa pensare in prima battuta. Anzi, sono due aspetti fortemente interrelati, due aspetti che fanno parte del medesimo insieme e che si influenzano vicendevolmente. Negli ultimi decenni tutti gli ambiti teorici hanno iniziato a riflettere su e analizzare su quali sono gli aspetti di comune correlazione tra mente e corpo. In ambito psicologico possiamo trovare la bioenergetica di Lowen, possiamo trovare la psicosomatica, come le recenti teorie dell'embodied theory. Quindi attualmente il rapporto tra mente e corpo viene dato come per scontato. Però al di là di quello che dicono i libri, se andiamo a vedere cosa succede nella realtà e soprattutto in ambito podistico, perché è quello che ci interessa, possiamo notare come la divisione tra mente e corpo e questa polarizzazione tra le due dimensioni è ancora attualmente molto 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 presente. Provate a pensarci. Secondo me il 99%, magari il 99% è troppo alto, però almeno il 95% degli atleti, quando prepara una maratona, una mezza, un 10.000 o qualsiasi distanza podistica, cura unicamente l'aspetto fisico, l'allenamento fisico. Perché? Perché crede che per ottenere un risultato di rilievo basti allenare unicamente l'aspetto fisico, perché la corsa è uno sport fisico. La mente non è considerata. Però ci sono dei momenti e dei frangenti dove noi tendiamo a ipervalutare l'aspetto mentale. Credo che sia
abbastanza risaputo e sia abbastanza comune sentire un maratoneta o un ultra maratoneta, un ultra trailer anche, dire che l'aspetto più importante in queste distanze, in queste discipline, è la mente, che si corre con la mente, come se per raggiungere il traguardo e per ottenere un risultato di rilievo basti avere una mente forte, una mente resiliente, se vogliamo utilizzare un termine molto diffuso in ambito podistico. Non è proprio così. Puoi essere forte quanto vuoi di testa, ma se non sei allenato, stai tranquillo che al traguardo non ci arrivi e il tempo non lo fai. Se vogliamo andare oltre a queste dicotomie, a queste polarizzazioni, dobbiamo iniziare a pensare in maniera interrelata, in maniera complementare tra mente e corpo, perché queste due dimensioni sono unite, sono interrelate. Vi faccio qualche esempio per rendere più chiaro quello che sto dicendo. Innanzitutto vi faccio vedere come la mente può influenzare il nostro corpo, quindi quanto è importante curare l'aspetto mentale per avere un corpo che funziona. Tornate con i vostri ricordi a una serata dove siete tornati dal lavoro affaticati, stanchi, con la mente appesantita da mille pensieri. Se ponete attenzione al vostro corpo, vi accorgerete che è contratto, è stanco, è affaticato. Una mente affaticata generalmente produrrà favorirà un corpo affaticato, un corpo appesantito. Di contro, una mente leggera generalmente porta il nostro corpo a essere molto più leggero, molto più agile. Dopo un weekend passato in maniera molto molto positiva o in periodi della vita dove siamo estremamente contenti e ci sentiamo alleggeriti mentalmente perché o ci sono pensieri positivi o abbiamo una mente sgombra da pensieri, quindi abbiamo una testa leggera, anche il nostro corpo è leggero, tende a essere leggero e nel contempo energico. E anche quando andiamo ad allenarci vediamo che i tempi si abbassano, migliorano e riusciamo a macinare più chilometri. Questo perché l'aspetto mentale influenza anche l'aspetto fisico. Vale anche il discorso inverso, il nostro fisico influenza la nostra mente. Anche in questo caso vi faccio qualche esempio per essere più chiaro. Se avete partecipato a delle attività di rilassamento, di yoga, in tutte queste attività, attraverso una respirazione più profonda e cadenzata, noi andiamo a produrre un rilassamento a livello fisico. Questo rilassamento fisico immediatamente produce anche un rilassamento a livello mentale. Sentiamo dopo una sessione di yoga o di training autogeno o di mindfulness la nostra testa che si è rilassata, si è alleggerita. Perché? Perché noi abbiamo innanzitutto alleggerito il nostro corpo. Quindi agendo sul nostro corpo riusciamo anche ad agire sulla nostra mente. Stessa cosa può accadere dopo un allenamento particolarmente intenso. Quando torno a casa da un allenamento intenso, il mio corpo è svuotato di energie, molto rilassato e svuotato. Se vi concentrate sullo stato della vostra mente al termine di un allenamento di questo tipo, vedrete che anche la vostra mente è svuotata, è stanca, è svuotata e quindi nel contempo è anche alleggerita. Quindi c'è una sorta di sovrapposizione tra mente e corpo. Quello che faccio sul mio corpo produce un effetto sulla mia mente, quello che faccio sulla mia mente produce un effetto sul mio corpo. Quindi pensarla in maniera separata e polarizzata addirittura può essere un problema. Credo sia molto 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 più utile fare qualcosa di differente, pensarli in maniera unitaria. Quindi se io voglio allenare al meglio una maratona, una mezza, un 10.000 o anche un 5.000 o anche una gara veloce, io dovrò curare nel contempo mente e corpo, sapendo che come in un principio di vasi comunicanti, quello che vado a fare su una dimensione avrà un effetto anche sull'altra e viceversa, quello che farò qui avrà un effetto anche sull'altra dimensione.
il corridore più veloce, il più prestante e che avrà la capacità di durare anche nel tempo, perché anche questa dimensione è importante, è quello che avrà la consapevolezza che sono importanti sia mente e corpo, che vanno curate entrambe mente e corpo all'interno di un percorso e che è impossibile andare forte unicamente curando il corpo o la mente. Questo lo dico anche perché spesso e volentieri alcuni miei colleghi tendono a ipervalutare, secondo me, l'importanza della mente. Non basta la mente in corsa, serve anche il corpo, e lo sappiamo benissimo che il corpo è estremamente importante. Sono importanti entrambe queste due dimensioni. Anche per oggi spero di esservi stato utile, vi saluto, alla prossima domanda e buon weekend.